Sul mio pianeta un tempo si costruivano strutture simili, ma questo si faceva 100.000 anni fa. L'astronave aliena aveva a bordo tre esseri, ne rinveniamo solo due. Queste furono le prime parole che udì dagli umani mentre ero nascosto, dopo che abbatterono la nostra navicella. Il mio vero nome è Razawag, o almeno lo era. Lo era su Norinedian 4. Ormai sono più di 30 anni che vivo sulla Terra, sotto falsa identità, direbbero gli agenti dei vostri servizi, che forse ancora oggi mi stanno cercando. Dopo aver varcato i confini dello spazio e del tempo, mi trovo mio malgrado qui bloccato, in questo esilio forzato ad aspettare. Nel 2023 i miei arriveranno e mi riporteranno a casa. Nel frattempo vago qua e là cercando di capire meglio la natura di questa razza così bizzarra e fantastica, ma spesso molto prevedibile, inconsapevole delle fragili regole che tengono in vita il nostro universo. Un giorno però gli uomini capiranno, ma fino allora non potremo stringerci la mano. Però la Terra è bella. In questi anni ho imparato a rispettarla. Questo mondo imperfetto e così lontano dalla cultura di Norinedian mi porta di nuovo a pensare e mi fa sentire vivo. Il mio pianeta è arido, la Terra è bella anche d'inverno.
mare è stupendamente azzurro e le migliaia di creature che lo popolano sono affascinanti. Non devo però affezionarmi a questo posto. Cosa devo fare? Dove voglio andare? Vorrei chiederlo a voi, ma non posso. Noi non ridiamo, solitamente non ci facciamo trasportare dalle emozioni. Abbiamo una qualità che qui chiamano self-control. Siamo forti, ma sono qui da troppo tempo. 30 anni sono tanti. Mai nessuno di noi è stato così a lungo isolato su un pianeta. Almeno come questo. Norinediam è sempre più lontano. Sembra perdersi in qualche meandro buio della mente. Mentre qui lentamente mi adatto. Questa nuova vita che mi illumina sempre di più.
nel 2023 verranno a prendermi. Come sarò per quella data? Chi sarò? Tra 12 anni di questo passo sarò completamente umanizzato e ho tanto l'impressione che non potrò farci niente. Vago ormai in una strana dimensione psichica. Non so più chi sono, né se la mia vita è reale. Chi sono? Vorrei chiederlo a voi, ma non posso.